Primo viaggio, primo primo? Prima volta io già partito 98 maggio, 2000 euro. 2000 euro, adesso già salito da 3000 euro. Non posso dire perché costa tanto, e paghi comunque. No, non sai o tu arrivi viva o tu arrivi morta, perché è tutto possibile. Ciao Slivo Jodorov. Come solito, dove lei fa i tagli? Non lo faccio in un solito. Non ce l'ha il parrucchiere suo? No. Lei sempre cerca il cambio. Sì. Ah, perché? Perché quando persone fanno così, che cambiano il parrucchiere, mi penso che persone non sono sicure, non sanno che vogliono. E per questo sempre dicono che il parrucchiere non ne va bene. Da parrucchiere italiano del negozio escono carini, perché? Per la piega, non per certo. Italia. È così? No, carino. Così mi piace. Che dici? Invece dal parco persona sempre vede come, esattamente come esce. Come c'è taglio. Questa non è mia professione. Perché? Che facevi? Perché sono laureata di, come si chiama, ingegnere edile. Un po' questo lavoro mi tiene su, perché mi sento un po' più realizzata. Quando è venuta qua e sono costretta ad andare a lavorare, a fare il lavoro, il servizio, sono stata malissimo. E tak menše dajut. E tak menše dajut. Ogni tanto ci vuole cambiamento. Sperava nas tutti, proprio questa rivoluzione arancione. È stato bellissimo anche l'idea che... Solo parole, vuoti parole e basta. Non c'è senso sotto, non c'è cambiamento. Sono Nina Yenke io. Piacere. Mio marito 14 anni fa è morto per queste tragedie di Chernobyl, e lui faceva questo lavoro proprio dentro quando c'è tragedia. Questo nostro lo Stato ti chiede uomini forti, giovani, per aiutare. E questa è stata tragedia, proprio la tragedia. Il governo non ha dato niente. Mi ha aiutata mia famiglia, e 6 anni è stata malata mio marito. Mi ha aiutata mia famiglia, tutti i parenti, tutti. Cosa devo fare? Morire per la fame? No. Sono andata e ho trovato lavoro e grazie a Dio c'è Italia. Sì. Per me sì. No, non solo per me, per tanti penso. Volevo cambiare la vita, volevo vivere meglio.
però come ho conosciuto un italiano, mio marito che si chiama Guido, e poi mi ha chiamato, sono andata a prendere mio figlio più piccolo e siamo venuti qua e abbiamo costruito una vita. È 8 anni che siamo insieme, sono felice, sto bene. Sono arrivata di notte a Termini ancora non era nuovo, tutte le serande erano chiuse, la città di notte triste, mi è venuto un po' di tristezza, penso dove sono arrivata. Ho paura, se adesso un po' ho cominciato a guadagnare, che poi non lascio lavorare per questo. E questa come si chiama? Influenza? Già ho preso. Che dico, come brutto sempre vivere per soldi. Ma anche sono influenzata come altri. Capitalismo questo rovina le gente. Le gente, questo è vero. Che abitudine mia. Creare problemi, poi io devo, prima sto creando, poi sto superando questi problemi. E mio viaggio in Italia è proprio per questo, che io volevo provarmi come sono, resisto o no. Problemi con i soldi, con la vita, con bambina piccola, che dovevo fare? Il marito, anche se ero sposata, il marito è morto, così. Dovevo fare, ero giovane, sono venuta. Però era dura perché nessuno mi aspettava qui. Sono venuta come clandestina. Diciamo, riguardo alle altre agenti, che ho sentito pure le storie, io sono rientrata bene. Sono rientrata a piedi. E poi mi sono trovata un pullman che passa tra Jugoslavia a Milano, la gente che va a lavorare lì, quindi lì non ci sono i controlli. Io sono salita in quel pullman e senza soldi, senza pagare, sono ritrovata alla stazione di Milano. Poi da Milano ho avuto soltanto 100 lire. Con 100 lire sono riuscita ad arrivare da Roma, perché mi hanno detto che a Roma sono più stranieri che ti possono aiutare. Sono da Roma, zero. 8 mesi sono stata ferma, ho vissuto dentro una baracca, poi dopo questa baracca a Flaminio, lungo Tevere, mamma mia che brutto. E dopo sono andata fissa, unica cosa, una soluzione che potevo andare avanti. Quindi adesso sto bene. Ecco mio fidanzato. Non voglio cambiare il mondo, signora, non voglio. Ma qua, signora, qua nessuno non rispetta la persona, rispettano soldi, rispettano proprietà, rispettano macchine, rispettano tutto. Come dicono gli italiani, mia vita, tua morte. Il capitalismo dice che quello è mio, non ti avvicinare. Perciò io dico che io sto male con questo capitalismo, è venuto a mio paese, semplice, io non voglio, non voglio. Se tutto per me, tutto per me, è tutto per me. E se moglie porta altro mondo tutto che vuole per sé stesso. Hai tratto tutta la beneficenza, lì è stata la tua giovinezza quando sei stata felice, i tuoi ricordi migliori, no? Quando sei stata bellissima, adorata. Qui è un altro mondo. Non lo so dove vivere, dove meglio, qua o là. Ho genitori, ho parenti in Ucraina, ogni tanto spedisco la roba e faccio auguri per loro. E sempre un piacere spedire per farsi ricordare, per sapere che io, noi ci siamo qua, loro ci stanno aspettando. C'ho una nostalgia che non mi può dare Italia tanto, però la mia Ucraina che è sempre mia. Sì, prendiamo il giornale, andiamo a rivivere, i nostri pullman portano il giornale. Un po' novità anche, perché sempre pensi come stanno a metà, così valiamo bene i nostri parenti, il nostro popolo. Auguri per Ucraina donne. Dai, oggi festa Natale.
anni, ucraina, dai. Signore, a bere. Vuoi a bere? Yushchenko molto bravo. Lui sempre pensa per gente. Tutti comunisti cattivi, no bravi, no buoni, non pensavano per gente niente. Sono soldi ruba e non c'è niente. Perché noi sta qui? Perché prima comunisti non fanno niente. Noi non posso, non c'è soldi, non c'è lavoro, che facciamo? Posso morire? Che bisogna fare? Tutto bisogna andare al mondo dove prendiamo soldi e aiuta famiglia. Devo vedere i miei parenti così, perché nostalgia, sempre nostalgia. Mia cugina lo sa quanto io pianto in questa. Perché sempre c'è nostalgia. No, tutto a posto, c'è lavoro, c'è un po' soldi, così, però tua terra, tuoi familiari, importante. 2 anni e 7 mesi, troppo. Bisogna andare a casa. Де Христос родився. Perché sono così? Perché prendo tutto così, come a si cuore, chiama? A con cuore. L'anima, perché tutto sì. Attraversa l'anima. Siete così, Russi, amore. E così non si può fare nulla. Fino alla fine della tua vita. Non è facile vivere così, signora. Ma no. Ho capito che io vengo qua non è solo per lavoro, anche per comunicazione. Sì, questo è vero. Si fa. E passa così domenica, sì. Io dico sempre che voglio coccolare i nipoti miei, non è l'uomo. Ti devi trovare un uomo. Adesso abbiamo superato questo. Sì. Non è vero, qui si fa la corte fino a 70 anni se stai bene di salute. Abbiamo superato. Ma diciamolo. L'ho visto che non è meglio lavorare qua. Sei carina. Se uscire fuori con e fare giro con l'italiano. Grazie, arrivederci. Faccio soldi con questo mio accordione, capisci? Perché non avevo lavoro, io sono musicante, ma bene, altre cose non le faccio, basta, no? Io sono romeno, Bacău. Sono contenta così, non direi che sto male. Forse qualcuno sta più male di me. Non voglio lamentarmi.